Il primo mese di sperimentazione della farmacia dei servizi in Basilicata mostra numeri promettenti, con 130 farmacie coinvolte nelle province lucane. Ne parliamo con il presidente di Federfarma Basilicata, Antonio Guerricchio. Buongiorno dottore e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a lei. Allora dottore, quando parliamo di farmacia di servizio, di che cosa parliamo? Beh, parliamo di una norma dello Stato che, ahimè, è vecchia del 2009, che finalmente trova la sua attuazione un po' a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale. Dal momento sono 11 le regioni che siamo partite, tra cui la Basilicata, cioè la possibilità di effettuare in farmacia, in telemedicina, esami tipo elettrocardiogrammi, holter pressore, holter cardiaco, spirometria. Che è tutta una serie di servizi chiamati servizi cognitivi che riguardano la ricognizione farmacologica e l'aderenza alla terapia da parte dei pazienti nel diabete, nell'ipertensione e nella BPCO. E in Basilicata, ripeto, siamo partiti da un mese, in provincia di Matera sono interessate circa 45 farmacie, le restanti per arrivare a 120 sono quelle della provincia di Potenza. Questo è importante, dottore, soprattutto se pensiamo alle aree interne. Sì, certamente. Infatti ecco perché dicevo il numero dei paesi, il numero delle farmacie, che poi corrisponde ad un numero di paesi abbastanza elevato. Pensiamo appunto alla collina materana piuttosto che alle aree interne del Potentino, lì dove è presente ormai la farmacia e difficilmente ci sono altri presidi sanitari sul territorio, con una popolazione che, come sappiamo, è anziana ed è affetta da patologie croniche. Cardiaci e pressori, elettrocardiogrammi, spirometrie, totalizzando 350 prestazioni in appena un mese. Dottore, lavorerete per ampliare il numero di farmacie coinvolte e il numero di servizi? Ampliare il numero di farmacie coinvolte, considerando che ci sono 250 farmacie su tutto il territorio regionale, diciamo che è una prerogativa, è una decisione di ogni singolo titolare. Aumentare il numero dei servizi dipende dalla richiesta e dipende da quanto questa sperimentazione verrà capita, anche perché ricordiamo che serve sicuramente, come è accaduto in altre regioni che ovviamente hanno numeri più alti dei nostri, a contribuire ad abbattere le liste di attesa di cui si parla tanto. Dottore, io la ringrazio, continueremo ad aggiornarci, grazie al presidente di Federfarma Basilicata. Buona giornata e buon lavoro. Buongiorno dottore. Giovanni.